Sabato, con l'inaugurazione del ponte ciclopedonale sul Vomano, si chiude una vicenda annosa, una vicenda che si è trascinata per tanto tempo. Qual è l'utilità, qual è l'importanza per il territorio di quest'opera? Questa è una infrastruttura strategica per il nostro territorio. Collegherà due città importanti, Pineto e Roseto. Con questa opera si darà una grande risposta per la sicurezza intanto, che ricordiamo c'è un tratto estremamente pericoloso lì proprio sulla statale 16, dove escono numerose bici. Tra l'altro c'è stata anche una spiacevole tragedia, insomma, un po' di mesi fa. Ma avrà anche un risvolto sociale tra due territori, un risvolto economico e turistico, perché c'è grande attesa, ce lo dicono i turisti ogni anno: il ponte è pronto, il ponte è pronto. Ecco, quest'anno sarà pronto. Adesso stiamo lavorando sul completamento del tratto della Torre di Cerrano, quindi che vedrà un attraversamento più in sicurezza, perché attualmente c'è il ghiaietto, e diciamo la pavimentazione dell'ultimo tratto di Cerno. Ovviamente adesso è stato adeguato per consentire l'inaugurazione. Tutto ciò che merita di essere atteso è qualcosa di importante. Ovviamente i cittadini lo meritavano molto prima, ma noi oggi dobbiamo raccogliere i frutti di un lavoro decennale, un lavoro di diverse amministrazioni. Con onestà intellettuale dobbiamo riconoscere che ognuno ha messo un pezzo nella costruzione di un puzzle. Questo puzzle è una ciclovia importante per Roseto e Pineto, ma non solo, per tutta la costa teramano, ma non solo, direi per tutta la costa abruzzese. Dobbiamo pensare, diciamo, globale, e allora in questo caso penso che sia un risultato che dobbiamo goderci tutti, dai cittadini che potranno soffrirne, da noi amministratori che dobbiamo, in un marketing territoriale, vendere questo prodotto a livello turistico e a livello di mobilità sostenibile.